Ma intanto è una buona notizia, un investimento importante, 3 miliardi con un impegno, tutto da verificare, però le anticipazioni sono positive, di una fase di cantiere che dovrebbe durare 5 anni per consentire all'ANAS di definire gli investimenti e gli interventi sino a Catanzaro Lido. Penso che l'ammodernamento della ex 106 sia qualcosa di assoluto valore per una regione che sconta un deficit di servizi e di infrastrutture ormai datato da molti anni. Noi spingiamo sul governo, sulla regione e anche sull'ANAS perché si progetti anche l'altro ulteriore pezzo che da Catanzaro Lido deve arrivare a Reggio Calabria. Per sottrarre dalla condizione di isolamento e di pericolosità della 106 un tratto importante e rispondere al bisogno di mobilità delle imprese, delle comunità che vivono in quella zona. C'è anche il tema del. Servono anche 15 miliardi, oltre che, insomma, Sì, che la progettazione. bisogna che il governo recuperi risorse necessarie ad investire sulle infrastrutture calabresi. Noi guardiamo con interesse a questo investimento sul ponte dello Stretto di Messina, ma bisogna fare anche le altre opere cosiddette complementari. Bisogna portare l'alta velocità, l'alta capacità ferroviaria sino a Villa San Giovanni. Bisogna velocizzare la linea ferroviaria ionica, completare, ripeto, sino a Reggio Calabria la strada statale 106, intervenire sulle trasversali, penso alla Bovalino Bagnara, penso alla Rosarno Gioiose Marina, bisogna fare investimenti anche sulla trasversale delle Serre. Il sistema delle comunicazioni calabresi è necessario per aspirare a dinamiche di crescita e di sviluppo. Ci sono alcune vertenze piuttosto calde, quella dei tirocinanti, quella dell'Abramo Costa Marchese. Ecco, la posizione del sindacato della CISL qual è da Ma questo punto? intanto è quello di stimolare la regione a mettere in campo interventi finalizzati a stabilizzare il precariato storico nella pubblica amministrazione, negli enti locali, nel settore della giustizia. La battaglia per il lavoro è centrale e prioritaria per una regione che continua ad avere tassi di disoccupazione altissimi e che soffre un disallineamento forte tra la domanda e l'offerta di lavoro. Noi dobbiamo eliminare, è un fenomeno meridionale ma italiano, questa assurda contraddizione di avere milioni di giovani che non studiano, non lavorano, non si formano e al tempo stesso avere tantissime richieste dal sistema delle imprese che cerca e non trova manodopera qualificata. Il vero tema è investire sulle politiche attive. Investire sulla formazione, sulla riqualificazione, sulla crescita delle competenze e tutto questo deve viaggiare insieme con un rilancio degli investimenti pubblici e privati, perché il lavoro non si costruisce per decreto, ma arriva se ripartono gli investimenti. Ma il sindacato non può che inseguire una dimensione di ricerca del dialogo e del confronto con tutte le istituzioni nazionali, regionali, locali e anche col sistema delle imprese. Noi riusciremo a sostenere la ripartenza del paese rispetto alle tante sfide che abbiamo in Italia e in giro per il mondo. Noi dobbiamo sostenere una battaglia forte perché l'Europa riaccenda l'auricolare dell'ascolto sui temi della crescita e dello sviluppo. Ci preoccupa un patto di stabilità che reintroduce profili di severità, di rigore finanziario, di austerity, dobbiamo liberare risorse, metterle al servizio della crescita e dello sviluppo e questo significa ricercare il dialogo e il confronto col governo. Proposte sempre, confronto sempre, la protesta quando serve. Di recente c'è stata anche una polemica, diciamo, sullo svuotamento del fondo perequativo, insomma, 3 miliardi sottratti al sud, si è parlato, insomma, di un governo poco attento, insomma, al mezzogiorno, qual è la posizione del sindacato? Ma noi abbiamo fatto un incontro giorni fa con il ministro Fitto, con la cabina di regia per un aggiornamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo sollecitato
Fitto e il governo a fare il punto anche sugli altri strumenti, sul fondo sviluppo e coesione, sulla nuova stagione di ripartenza dei fondi strutturali 21-27. Anche qui io direi di abbassare i toni, di evitare le polemiche e di stare al merito e ai contenuti. E ci sono anche i temi che riguardano la tassazione, adesso si parla ancora di tasse, di pensioni, ecco. Da questo punto di vista, lo stato dell'arte qual è? Ma il 2024 sarà un anno importante e decisivo perché dovrà affrontare la stagione delle riforme, a cominciare da quella fiscale. Noi abbiamo apprezzato questo primo intervento fatto in legge di stabilità che accorpa le prime due aliquote IRPEF e che sostiene soprattutto i redditi bassi. Bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti tagliando le tasse anche al ceto medio, bisogna ridurre la tassazione sulle pensioni, bisogna alzare l'azione di contrasto contro l'evasione e l'elusione fiscale che pesa ancora tantissimo, quasi 90 miliardi di mancati introiti nelle casse dello Stato. Più che parlare di concordato preventivo, si faccia un'azione forte per recuperare evasione, elusione fiscale, recuperare risorse che servono da un lato agli investimenti e dall'altro, come dicevo, a ridurre le tasse a chi le tasse le paga ogni anno sino all'ultimo centesimo, essenzialmente lavoratori dipendenti e pensionati. E poi bisogna riprendere subito il confronto col governo per cambiare il sistema pensionistico e previdenziale, restituendo alla previdenza italiana profili di equità, di sostenibilità, di flessibilità, di inclusività. Abbiamo indicato alcune nostre priorità, pensiamo sia giusto partire da una pensione contributiva di garanzia per i giovani e le donne, bisogna incentivare l'adesione alla previdenza complementare, rendere strutturale e allargare l'APE sociale e poi definire misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Ma il messaggio è che qui c'è una classe dirigente sindacale che viene anche di sabato, di pomeriggio, perché quando c'è il proprio leader nazionale ci vuole essere, ma soprattutto per quello che sta facendo. La seconda cosa è che questo territorio vuole mandare un messaggio sia alle cose che ancora ci sono da fare, partiamo dall'occupazione, dalla carenza che c'è nel nostro territorio, ma che ogni tanto si scontra col fatto che le imprese chiedono disponibilità e non si trovano. La seconda cosa invece riguarda il mondo della politica, che se continua a rimanere frammentato fra la provincia di Catanzaro, di Crotone, di Vibo, non avremo grandi speranze di giocare un ruolo all'interno della regione. Allora, noi abbiamo fatto una serie di convegni ultimamente e ci siamo accorti che le imprese lamentavano il fatto che non riuscivano a trovare le professionalità, diciamo, per occuparle, ma non erano alte professionalità, in alcuni casi erano anche, non so, nel mondo del turismo i camerieri piuttosto che i cuochi, e questo significa che non c'è un'adeguata preparazione al mondo del lavoro dei giovani. Quindi bisogna fare sinergia con la scuola, ecco perché abbiamo coinvolto anche il mondo della scuola in questi ragionamenti. E allora il rapporto fra il mondo della scuola, la politica, le istituzioni e il sindacato possono produrre qualche effetto benefico. Ecco, l'area centrale della Calabria ci viene a mente quando la provincia era unica e che aveva un peso importante. Oggi certamente non si può parlare di rifare, le configurazioni delle province, ma se il mondo della politica, chi ha ruoli nazionali, chi ha ruoli regionali o provinciali, incominciassero a lavorare in una sinergia a prescindere dall'appartenenza, assieme ai quattro comuni più importanti, quindi Catanzaro, Crotone, Vibo e Lamezia, forse riusciremo ad avere più autorevolezza. Del resto noi siamo CISL Magna Grecia e abbiamo proprio questa configurazione, Catanzaro, Crotone e Vibo, e riusciamo a avere un ruolo all'interno della regione importante, quindi potrebbe capitare anche per loro, ma sta già accadendo che alcuni enti, alcune associazioni di imprese, per esempio la Camera di Commercio, alcuni enti importanti si stanno organizzando in questa unica entità.